Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, finalmente un nuovo vlog. Non so quanto tempo sia passato dall'ultimo vlog, sicuramente era in casa vecchia e quindi mi è mancato tantissimo filmarli. Finalmente adesso ho fatto l'home tour completo, avete visto tutta la casa, quindi non devo più temere di spoilerarvi nulla. E finalmente posso tornare a filmare i miei vlog, ragazzi. Oggi è una giornata terribile, nel senso che c'è il diluvio universale fuori. Forse adesso un pochino ha smesso, però veramente brutto, brutto, brutto tempo. Ma penso che andrò a fare comunque la mia solita passeggiata, perché da quando mi sono trasferita qui in centro ad Amsterdam, una cosa che faccio praticamente sempre, appunto se il tempo permette, vado a fare una bella passeggiata tra i canali, vado a prendere la colazione. Quindi oggi tra l'altro voglio andare in un posto nuovo che si chiama Luck, se non sbaglio, che mi avete consigliato in tantissimi e già io seguivo su Instagram la loro pagina, quindi voglio andare lì a prendere la colazione oggi. Poi torneremo a casa perché, come vi dicevo, qui siamo in una specie di lockdown. So che in Italia siete divisi in varie zone, quindi alcuni di voi che mi stanno guardando sicuramente saranno in zona rossa, altri in zona arancione, quindi lo so che anche alcuni di voi sono in una specie di lockdown come me, qui appunto negozi, ristoranti, è tutto chiuso ormai da un bel po', perché i ristoranti sono chiusi da inizio ottobre e i negozi da fine novembre, quindi è già da un bel po', ma io ci ho fatto ormai l'abitudine, vi devo dire, non lo so, mi sono creata il mio microcosmo, il mio spazio, quindi ormai ci sono abituata, però appunto vado a fare sempre la mia passeggiatina e poi per il resto invece voglio essere coscienziosa, nonostante non ci siano regolamentazioni sulla persona, limitazioni sulla persona. Non vado insomma in giro tutto il giorno, ovviamente. Questo è il programma per oggi. Poi ho una videochiamata di lavoro. Poi arriverà anche la spesa questo pomeriggio perché sono finalmente riuscita a fare la spesa online, ragazzi. Ultimamente sono sempre andata io al supermercato, ma perché era tutto bloccato sull'app, era completamente crashata. Finalmente si può di nuovo fare la spesa online. Quindi oggi pomeriggio arriverà la spesa. Adesso penso che sia il momento di alzarmi dal letto, anche se quando fuori c'è questo tempaccio, praticamente mi va ancora meno di alzarmi, però è arrivato il momento, vado a fare la doccia, ragazzi, e poi passeggiatina del mattino. Questo è il tempo stamattina, ragazzi. Nuvoloso, c'è anche parecchio vento. Però almeno per il momento incrociamo le dita, per il momento non sta piovendo. Buongiorno gatto Dev! Buongiorno gatta Stillina! Buongiorno! Cosa combinate voi? Cosa combinate voi? Buongiorno, buongiorno! Sì, adesso vi do un po' di pappa, non è che non mi sembra che stiate morendo di fame, gatti. Adesso vi do la pappa, sì. Ok ragazzi, ho fatto la doccia, adesso mi trucco, anche i gattoni sono contenti che hanno fatto la pappa. Vero, sì, lo so, lo so. Oh, miau. Gatta Stellina più invecchia più chiacchiera. Stai diventando una vecchietta chiacchierona, gatta Stellina. Gatto Denver invece si mette sempre qua Ciao! e fa il pisolino sulla sedia. Ciao! Il mio clacson sei tu. Tu non sei un gatto, tu sei un clacson. Ciao, amore mio, ci vediamo dopo. Nel frattempo ho fatto arieggiare la camera da letto, ho rifatto il letto poi e tra l'altro fuori c'è un vento fortissimo che ha anche rovesciato la pianta, la legherò in qualche modo perché l'ho messa lì perché non avevo veramente dove metterla e non volevo buttarla. Ma mi avete scritto in tanti preoccupandovi: Nicole, non può stare all'aperto. Ragazzi, non vi preoccupate, è di plastica, è una pianta finta. Ok, quindi adesso vado a truccarmi. E poi usciamo, mi sono già vestita, molto easy, ho questo maglione bello caldo, anche se ci sono 10 gradi, ho visto fuori non fa freddissimo, però c'è molto vento, e i leggings, ma questi sono felpati all'interno e tengono caldissimo. Quindi ho già lavato la mia Beauty Blender,
E adesso farò un trucco molto easy, molto naturale, perché appunto vado a fare una passeggiata e basta, e oggi filmo solo un vlog, quindi non ho bisogno di un trucco super super elaborato. Inizio il primer, è quello di Fenty Beauty. Ultimamente, ragazzi, vi devo confessare che vi cadrà un mito, ma come sapete io non ho mai bevuto caffè, però ultimamente, da quando mi sono trasferita in Olanda, sto bevendo tipo, che da noi non sarebbero neanche considerati caffè, tipo il frappuccino oppure il caramel macchiato di Starbucks, e sto adorando troppo. Il problema è che mi sono resa conto che... fondotinta, sempre nudissimo di Diego Della Palma, mi sono resa conto che creano un poca dipendenza sta caffeina, cioè dopo che mi sono abituata ormai da diversi mesi a bere il mio frappuccino la mattina, se non ce l'ho è un po' un problema. Di solito li prendo al supermercato, ci sono proprio i bicchieri di Starbucks, ve li avevo fatti vedere al supermercato, però adesso li ho finiti, sto aspettando la spesa questo pomeriggio e quindi devo assolutamente andare a prendere qualcosa che contenga caffeina. Questa cosa è un po' preoccupante, ragazzi, com'è che funziona questa cosa? Mi sono resa conto che se non ho appunto il mio frappuccino, il mio caramel macchiato, non lo so, mi manca come, e comunque ti sveglia tantissimo, quindi boh, non lo so, forse ragazzi sono diventata anch'io ufficialmente dipendente dalla caffeina, e lo so, è sconcertante che io inizi a bere caffè adesso e poi, cioè, quando mi trasferisco fuori dall'Italia inizio a berlo io il caffè, rendiamoci conto, però vi posso... garantire che noto la differenza, nel senso che non ho mai sentito questo, non lo so, questa mancanza la mattina o quando vedevo i miei amici bere caffè, comunque pensavo boh, però cioè il caffè continua a non piacermi, perché solo l'odore di un espresso o di un non lo so, di un ristretto, per dire, ecco, dico solo che non l'apprezzo, ecco, però questi di Starbucks o simili, ragazzi, sono un po' diventati veramente la mia fissazione da un po' ormai, quindi adesso andiamo alla ricerca di un qualcosa di buono che contenga un pochino di caffeina. Vi confesso che oggi non volevo neanche farla la passeggiata fuori, perché con il tempo che c'è, il vento fortissimo, non è che sia così tanto invitante il tempo, insomma, però visto che è l'unico momento della giornata in cui esco, visto che fa buio prestissimo ed è un po' l'unico momento della giornata in cui appunto esco e prendo un po' d'aria, perché come vi dicevo cerco di, anche se si può, cerco di non uscire eccessivamente, perché ovviamente se lo fanno tutti poi abbiamo le strade strapiene di gente, i contagi risalgono, insomma la conosciamo ormai benissimo la tiritera, perché siamo quasi un anno con questo Covid che ci dobbiamo convivere, no? Quindi voglio andare a fare sfidare il tempo ed il vento, che per una triestina come me non è nulla. Non lo so, ragazzi, che cosa ho oggi. E quindi sfideremo questo tempo assurdo, un po' alla Mary Poppins. Quando c'è questo tempo e il vento forte, penso sempre a Mary Poppins che sta per arrivare con l'ombrello. Comunque, allora, correttore, ho usato quello di Clio Makeup. Cipria, uso la Dr. Feel Good di Benefit. Fatemi sapere se siete contenti che ultimamente ho iniziato a fare un po' più video di trucco rispetto a prima, e visto che, come vi dicevo, voglio concentrarmi e fare video più su cose che mi sento di fare e che mi rendono felici, e il make up è una di quelle, quindi voglio condividere un pochino di più con voi appunto i momenti in cui mi trucco, voglio fare più video di trucco, quindi spero che vi faccia piacere senza però abbandonare le mie solite challenge e i miei soliti vlog e i miei soliti video, insomma. Video haul, tra l'altro devo farvi lo spacchettamento ancora della cosina che ho preso da Tiffany, ma penso che lo farò nel prossimo vlog e poi vi farò vedere l'unboxing anche su Instagram. Ma una cosa di cui vi devo assolutamente parlare, e poi vi farò vedere i filmati, perché poi ho una call quando rientro e poi ho un pochino più di tempo per farveli vedere, perché c'è un po' di filmato da vedere, vi avevo anticipato, insomma non ne sapete nulla se non mi seguite su Instagram, quindi adesso vi racconto tutto, ma anche su Instagram vi avevo messo soltanto due story proprio per spiegarvi, perché
cioè il momento in cui me ne sono resa conto, praticamente la mattina dopo, vi ho scritto su Instagram perché ero scioccata, letteralmente scioccata. Allora, ragazzi, praticamente quando... se non mi seguite su Instagram, lo so, dico sempre così, però è vero, se non mi seguite su Instagram non lo sapete, ma nel weekend scorso, aggiungiamo un pochino di correttore qui per questo brufoletto malvagio, nel weekend scorso sono stata a pubblicizzare un hotel qui in centro ad Amsterdam, infatti mi sono sentita molto turista nella mia città ed è stato bellissimo. E mentre ero, visto che ho installato le telecamere in casa, così non sono solo fuori, ovunque, nello stabile e davanti allo stabile, ma anche in casa mia, e mi sono messa, visto che ero in hotel appunto, mi sono messa a spiare i gatti, naturalmente devo controllare come stanno, eccetera, eccetera, quindi... Ho iniziato a guardare la videocamera e da subito ho visto questi strani movimenti di luce, ma non un paio, cioè tantissimi movimenti di luce, e questi movimenti di... Io adesso non voglio dire che è per forza una cosa paranormale e io ne ho l'assoluta certezza, perché lo sapete, io non sono così, cioè non vedo una cosa e automaticamente grido al paranormale, penso che ci sia... nel 90% dei casi una spiegazione plausibile, ok? Però io non sono riuscita a trovarla in questo caso. C'erano queste luci, ragazzi, che volavano da una parte all'altra in diverse scene, erano 3, 4, 5 luci assieme, che alcune un pochino più forti, un pochino più luminose, altre un po' meno luminose, che si muovevano in giro per la stanza. E la cosa strana è che i gatti sembravano vederle, perché specialmente Gatta Stellina vedevo che le guardava, quindi non ho ben capito, in realtà poteva anche guardare verso la videocamera perché comunque sentiva che la videocamera, però era ferma la videocamera, quindi non poteva sentire il movimento della videocamera, no, quindi questo... Allora, in realtà appunto vedendo queste luci io sono andata su internet a cercare cosa può essere, se altri hanno avuto la mia stessa esperienza, e non ho trovato niente di simile. Alcuni dicevano con il flash ci possono essere, però non esiste flash perché è una videocamera, cioè non c'è flash, quindi non può essere il flash che riflette non so cosa. Poi c'era scritto con le finestre aperte e ovviamente la polvere si alza nella casa e ci possono essere queste cose, però ovviamente nel bel mezzo dell'inverno le finestre erano tutte chiuse, e non solo, avevo letto anche possono essere i termosifoni che con il getto d'aria alzano la polvere e poi appunto si presentano queste lucine. Ovviamente i termosifoni erano chiusi perché in casa mia fa sempre caldo, qui ci sono tipo sempre 20 gradi, quindi li accendo veramente poco, ma erano assolutamente spenti quando io ero nell'hotel, quindi... non è flash, non sono termosifoni, non è aria condizionata, le finestre erano chiuse, e la cosa strana è che ce n'erano tantissime di queste luci, sembravano avere come una loro intelligenza, perché avevano hanno dei movimenti molto bizzarri. Non lo so, ragazzi, io ci sono rimasta veramente... cioè malissimo, perché non ho non mi aspettavo di aprire la videocamera e di vedere tutte queste luci che si muovevano. Poi è strano perché alcune si fermavano e poi ripartivano, è veramente 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 strano. Sarà che questo è uno stabile, ragazzi, ovviamente lo sapete, io abito in centro e Amsterdam è tutta molto storica, no? Quindi questo palazzo è tipo del 1800, una cosa del genere, quindi sicuramente io nel paranormale ci credo e sicuramente qualche presenza qui ci sarà. Non lo so se poi si fanno vedere da me o sono attratti da me, non lo so. Io posso solo dirvi che le sensazioni che ho in questa casa sono estremamente positive e mi trovo benissimo, non ho nessun tipo di strana sensazione, niente di niente, anzi ho solo sensazioni super positive, quindi non so come interpretarla questa cosa. Terra e Blush, nel frattempo come Terra ho usato, vi faccio vedere che mi dimentico quella di MAC, e il Blush è quello di Dior, il numero 459. Adoro questo blush perché è super naturale. Comunque, ragazzi, adesso mascara, vado ad utilizzare uno dei miei preferiti del momento, che è Lash Freak, si chiama Lash Freak, sì, Lash Freak di Urban Decay, adoro. Vado comunque, anche se ho fatto il lash lift, vado comunque a piegare un pochino le ciglia, e devo rifare il brow lift sulle
devo rifare il lift alle sopracciglia, alla laminazione. Mi consigliate di rifarla o no? Perché vi ricordo che c'erano pareri molto discordanti sulla laminazione alle sopracciglia. A me era piaciuta moltissimo, però è vero che cambia parecchio il viso, cioè ti cambia parecchio. E piccola parentesi, appunto. Quindi, ragazzi, io sono rimasta estremamente sconvolta da queste cose che ho visto in videocamera. Poi, appunto, quando torniamo vi faccio vedere tutto, però. Per quanto mi riguarda, non mi aspettavo una cosa del genere. Ho visto un sacco di altri filmati e non sono propriamente orb, perché le orb sono più rotondeggianti e quasi semitrasparenti. Invece, queste luci che vedevo io erano flash di luce molto forte, però non avevano una forma circolare, una forma sferica, ma piuttosto sembravano come stelle cadenti che continuavano a muoversi in giro per il mio soggiorno. Io veramente. Che poi ce ne fosse stata solo una, no! Pieno, pieno! E ho filmato sei perché, appunto, mentre guardavo questa registrazione, cioè mentre guardavo i gatti, mi sono messa a registrare perché l'app di questa videocamera ha anche la possibilità, ti dà la possibilità di registrare. E quindi ho registrato un sacco e quindi appunto vi farò vedere. Ok, fatto anche le sopracciglia, ho usato la matita, quella di She Glam, e questo è invece il rossetto di Wycon. Sto amando tantissimo in questo periodo, devo fare un paio di passate per un colore pieno, ma è bellissimo. Fisso il tutto con lo spray, questo quello alla pesca di Too Faced. Trucco completo, ragazzi, un po' il mio go-to look quando non voglio truccarmi tantissimo, quindi ho fatto solo la base, il mascara e il rossetto che adoro. Quindi adesso, allora, come scarpe, anche se mi avete chiesto in tantissimi, Nicole, ma hai dato una seconda possibilità alle scarpe di Bottega Veneta? Nì, nel senso che con le calze adatte sono molto comode, anche se continuano ad essere un incubo da mettere e da togliere, sono queste. Eccole qua, però sono super comode, tengono la pioggia e appunto sono comode solo con le scarpe giuste, altrimenti fanno delle vesciche portentose, però queste metteremo oggi e siamo pronti per uscire. E questo è l'outfit di oggi, ho messo anche il berretto, questo è di Karl Lagerfeld perché con il vento altrimenti i capelli sono un disastro, così mi tiene anche caldo. Orecchie fredde, comunque Teddy Coat bianco con la maglia Balenciaga sotto che avete visto, i leggings quelli imbottiti con gli stivali Bottega Veneta e la Chanellina, questa è quella in pelle lucida laccata. Ciao gatti, ci vediamo dopo. Ciao gattoni, nessuno mi calcola perché sono sazi e fanno il pisolino. Ok. Qui evidentemente c'è chi aveva ancora l'albero di Natale fino ad oggi. Bene. Adoro che una delle pochissime cose aperte siano i negozi di biciclette, perché ovviamente sono prima necessità perché è mezzo di trasporto per la maggior parte delle persone. Fantastico. Che meraviglia uscire e passeggiare su questi canali meravigliosi. È un sogno per me. Quella lì, non so se riuscite a vederla, ma quella è una delle mie chiesette preferite della città, anzi, la mia chiesetta preferita della città. Per andare però in questa caffetteria, andiamo di qua. Sono ancora tutte le lucine natalizie. Come potete vedere, è abbastanza vuota la città. I negozi sono chiusi, c'era qualcuno dentro, ma sono chiusi. È veramente surreale vedere Amsterdam così vuota perché non mi è mai capitato, mai mai mai, però possiamo apprezzare la bellezza di Amsterdam così vuota che è raro. Comunque siamo quasi arrivati, ragazzi. Negozietti carini lungo la strada, questi anelli sono bellissimi. C'è una pioggerellina lieve lieve, ragazzi, che ho fatto bene a mettere il berretto perché non si vede,
Ma si sente. Comunque, siamo arrivati. Eccoci qua. Qui siamo nelle 9th Street. Ci sono ancora tutte le decorazioni. Il posto doveva essere questo, però sto vedendo adesso che sono chiusi e tengono aperto l'altra caffetteria che hanno in un'altra via. Quindi direi a questo punto di proseguire un po', perché lì c'è quell'altro posto in cui vado spesso, che avete visto nella morning routine, quindi a questo punto torniamo lì, perché non so dove sia appunto questo altro locale. Se avete visto la mia morning routine, siamo venuti qui a prendere la colazione, quindi direi che va benissimo come alternativa. Hanno un sacco di cosine strabuone. Oggi hanno un sacco di cosine, guardate che meraviglia, fanno un sacco di dolcetti e appunto fragole ricoperte di cioccolato. È la fine del mondo questo posto. Vediamo gli unicorni, ho preso uno di quelli. Queste sono delle mini torte fatte a mo' di popsicle, appunto tipo gelato, ma è una mini torta. Hanno delle barrette di cioccolato bellissime e tante tante altre cosine molto molto carine, devo dire. Ho preso la mia colazione, ho preso un latte stavolta, non un cappuccino, perché per me era un pochino troppo forte il cappuccino, lo so, sono assurda. Quindi ho preso un latte che sarebbe tipo, correggetemi se sbaglio, perché latte da noi vuol dire latte, però in tutto il resto del mondo intendono tipo una specie di caffè latte, giusto? Quindi ho preso questo, notare il bicchiere è sempre bellissimo che danno, e ho preso anche la mia mini torta a unicorno. E adesso mi godo la mia passeggiatina tra i bellissimi canali di Amsterdam, ragazzi, guardate la vista. Ho fatto bene alla fine ad uscire comunque, anche se appunto il tempo è un po' così perché non fa freddissimo, quindi è assolutamente tollerabile. E questo è il popsicle a forma di unicorno, sono strabuoni, ragazzi. Ok ragazzi, finita la mia colazione, sono molto contenta di aver fatto questa passeggiata, nel frattempo ho anche smesso di piovere. E adesso sto tornando piano piano verso casa perché ho una call di lavoro tra poco, quindi devo mettermi a lavorare al computer. I corrieri che continuano a lasciarmi i pacchi qui nella hall, ma fa niente, come potete vedere l'albero non c'è più. Penso che questa sia la seconda rete per il terrazzo. Sono molto contenta di poterlo finalmente sistemare e mettere in sicurezza per i gatti. Sì, vi parlo e vi vedo per mettere in sicurezza il terrazzo per i gatti, perché per adesso non li ho fatti ancora uscire, perché mi spaventava un po' il fatto che potessero teoricamente attraversare le sbarre del terrazzo. Quindi insomma, con questa sono molto molto più sicura. Ciao gatti! Mi fa impazzire che non mi cagano minimamente, cioè proprio non mi oggi non mi si filano di striscio. Gatto Denver, gatta Stellina, dove siete? Gatto Denver, niente, è ora della nanna questa. Come al solito sto litigando con gli stivali di Bottega Veneta per riuscire a toglierli. Oh, buongiorno, facevi la nanna? Facevi la nanna, amore mio? Così facevi la nanna? Ciao! Ciao! Piccolo gattino tutto bianco! Tutto bianco! E un po' arancione! Sì, ciao! Io che litigo per togliermi! Mamma mia ragazzi, io non lo so se voi avete stivali simili, mi spiegate come fate a toglierli, perché per me è impossibile, ci metto una vita. Oh, ok, ce l'ho fatta. La casa è un pochino sporca, un pochino un disastro, perché è piovuto parecchio in questi giorni e quindi potete immaginare, tornando a casa, ma domani viene la signora delle pulizie e la casa sarà di nuovo pulita. Ok, manca pochissimo, 10 minuti e do la call di lavoro che durerà almeno un'ora, quindi ci vedremo tra un po', ragazzi. A dopo. I miei capelli sotto il cappellino, mamma mia. A dopo.
Bene, ho finito la videochiamata e come potete vedere c'è qualcuno che richiama la mia attenzione. Sì? Sì? Mi dica! Lo sapete che cosa vogliono? Questa è l'ora della pappa morbida. Sì, gatto Denver, sì, lo so, lo so, lo so. Che gatto Denver comincia a reclamare già un'ora prima, tra l'altro, quindi continua ad anticiparsi l'orario della pappa morbida, invece gatto Stellina fa le fuse perché le ho appena dato tantissime, tantissime coccole. Tantissime, tantissime coccole a gatta Stellina. No, la mia piccola scoiattolina che si stiracchia così casualmente. Stellina, Stellina. E c'è qualcuno che è geloso. Come sempre, come sempre. Devo sempre fermarmi un po' a dare le coccole a questi gattoni. Stellina. Oh, gatta Stellina è particolarmente felice e particolarmente dolce e coccolosa oggi. Quanto sei cicciosa, tutta morbidosa questa pancia, mi fa impazzire la pancia dei gatti. Gatta Stellina. Sì, guardate quanto è bella ragazzi, l'ho spazzolata tantissimo, ma lei ha bisogno di essere spazzolata tantissimo e molto spesso, sì, è molto felice di ciò come potete vedere. E secondo me ha un pelo bellissimo adesso, è super super soffice. Super super soffice. Sì, sì, gatto Denver, ho capito, ho capito. È il momento della scatoletta della pappa morbida. Vediamo che cosa abbiamo oggi. Allora, oggi abbiamo petto di pollo, sempre stesso brand. Ho preso un sacco di queste scatolette, quindi penso mi dureranno per un anno, tipo. Sì, sì, arriva. Sì! Eccoci qua, prima a gatto Denver, vieni gatto Denver, no, prima a gatta Stellina, ok, scherzavo, e poi a gatto Denver. Gatto Denver, vieni amore mio, ecco qua. Buon appetito gattoni, spero tra l'altro che inizino ad usare questo tiragraffi, perché secondo me non hanno ben capito che è un tiragraffi, perché hanno sempre avuto quelli con tipo la parte in cui si può grattare, farsi le unghie piccolina, cioè tubolare però stretta, e questo non lo stanno usando, sono bravissimi perché non si fanno le unghie da nessun'altra parte, però ho visto solo Denver farsi le unghie qui un paio di volte, perché di proposito giocavo appunto con i giochini qui e quindi si è reso conto che si poteva graffiare e si è fatto un pochino le unghie, però non li vedo andare spontaneamente su questo grattino, il che un pochino mi preoccupa, perché che sono un po' preoccupata che inizino a farsi le unghie sul divano, sulle sedie della sala da pranzo, perché queste sono meravigliose e non vorrei si rovinassero, o la poltrona nel mio studio, per adesso sono bravi, però appunto devo trovare uno stratagemma per farli per fargli capire che possono farsi le unghie su questo coso, e per adesso sto cercando appunto di giocarci vicino per farli saltare e magari appunto fargli che si rendano conto da soli che possono usarlo, però per il momento non sta funzionando benissimo. Adesso che i gatti hanno fatto la pappa e stanno facendo i bravi, hanno finito, adesso probabilmente andranno a fare un altro pisolino. Comunque adesso abbiamo finalmente un po' di tempo, perché la call l'ho finita, devo fare ancora una storia sponsorizzata che filmerò quando mi strucco più tardi, sto aspettando la spesa che dovrebbe però arrivare tra mezz'oretta, un'oretta circa in quello slot lì, e quindi ho finalmente tempo per guardare, riguardare con voi e farvi vedere finalmente questi strani filmati. Ho pensato che forse è meglio, perché io ovviamente li ho sul cellulare, perché li ho registrati mentre ero in hotel, quindi adesso passerò i file al computer, sul computer, e vi faccio vedere a schermo grande, perché secondo me sullo schermo del computer riuscite a vedere molto molto meglio, si riesce a vedere meglio. Sono un po' spaventata, perché per voi ovviamente sono cose che vedete su
YouTube. Per me invece, io vado a vedere queste cose che sono successe esattamente qua, ok ragazzi? Quindi per me c'è un po' di ansietta. Ho evitato di riguardarli perché al momento mi hanno scioccata, ho registrato, ero lì che guardavo in diretta tipo oh my god, e poi appunto non li ho più rivisti, li ho spediti tipo a Neil e a qualche altra amica e poi non li ho più guardati. Quindi adesso guarderemo, li guardiamo assieme e sono curiosa di vedere quello che mi direte, insomma. Ok, ho messo le tracce nel programma di montaggio in modo da riuscire ad andare più veloce avanti e indietro e magari tolgo i pezzi in cui non succede nulla, così vi faccio vedere solo i pezzi strani, ok? In cui c'è qualcosa di strano. Allora, poi magari ve li metto proprio nel filmato, quindi li vedete in qualità migliore. Intanto ve li faccio vedere così, li commentiamo assieme e appunto subito dopo vi metterò proprio le scene e lascerò soltanto i pezzi in cui ci sono queste luci strane, così appunto vedete meglio. Allora, qui avevo appena iniziato la registrazione e qui già si vede questa luce che si muove, non lo so come descriverla. Qui però ho spostato anch'io la videocamera perché ovviamente posso farlo in remoto. Ok, e poi qua sotto c'è un'altra luce, un altro, non so come chiamarle, appunto un altro puntino di luce che non mi spiego. Io non lo so se riuscite a vederle queste cose, però qui, a questo punto, vedete, ne compare un'altra qua e non ho la più pallida idea appunto di che cosa siano queste cose, ma tra un poco ce ne sono anche altre. E poi vedete, poi ad un certo punto scompare, ne arrivano altre tre, tutto ad un tratto. Qui, ok, qui ne appare un'altra, qui ce n'è una e qua sotto una più piccolina, non penso riusciate a vederla, ma questa la vedete sicuramente, che poi si muove e adesso è qua, ne compare una qua che poi si muove e ad un certo punto è qua e non può essere un riflesso dovuto al movimento della videocamera, perché la videocamera in tutto ciò è completamente ferma. Io avevo inquadrato poi il soggiorno e l'ho lasciata così, quindi non si sta muovendo nulla, non ci sono insetti in casa mia, ve lo posso assicurare, non ho visto una zanzara, una mosca, niente di niente, anche perché con le temperature sotto zero pochi insetti, ma non c'è niente in casa mia, ve lo posso assicurare. Vi dicevo prima, finestre chiuse, riscaldamento spento, niente flash, niente aria, niente di niente. Vedete, inizia qua, perché prima non c'era, vado indietro, ecco, qui non c'è, qui compare e poi si sposta al centro dello schermo, qua, e continua, perché dopo 3 secondi è qua. Poi qui ce ne sono altre, una è qua e una è qua, e anche queste si muovono, hanno tutta una traiettoria loro che non ha un senso, perché quella che prima era qui adesso è qua e si vede proprio un fascio di luce. Qui poi ce n'è un'altra, lo vedete qua, e poi guardate come si muove, cioè mi vengono i brividi, la vedete come si muove? Cioè prima sta qua, poi è, no, ho saltato un frame, poi è qua e poi è qua. Qui si vede molto bene, un fascio di luce, non lo so però cos'è sta roba, cioè spiegatemi che cos'è sta roba che si muove e poi scompare. Qui si muove questa, notare il prima ed il dopo di questa qua, questa rimane praticamente ferma qui, cioè cavolo è sta roba, e poi si muove di nuovo, se prima andava verso destra adesso torna verso sinistra, la vedete? C'è, e un'altra anche qua sotto tra l'altro, e questa qui si vede benissimo, cioè non potete dirmi cos'è sta roba, la vedete? Da qua e poi qua, c'è, che cavolo è sta roba? Passa qualche secondo, qui ce n'è un'altra, qua ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra, qui ce n'è un'altra, subito dopo pochi secondi.
che si muove poi verso l'alto. Quindi io adesso vi metto i filmati, li inserirò proprio nel programma di montaggio quando editerò questo video e vi lascio adesso appunto per qualche secondo, qualche minuto, i filmati non editati, tolgo solo le parti in cui non c'è nulla, ok? Se vedete dei tagli è perché ho tolto fuori le parti in cui non succede nulla che avete visto. Sono poche, non sono neanche tantissime, per la maggior parte del tempo ci sono queste luci che si muovono, però secondo me se vedete i video proprio con la velocità giusta riuscite anche a capire il movimento, le traiettorie che hanno queste luci, e io spero con tutto il cuore che voi possiate spiegarmi di che cosa si tratta in modo che io non sia spaventata, perché un pochino, ovviamente, un pochino di strizza, insomma, naturalmente, anche se dico, ma Nicole, ci sarà una spiegazione, però io non riesco a trovarla, io non riesco a capire. Ho provato a stare anche in soggiorno qui al buio e ragazzi io non riesco a vedere niente, con i miei occhi non c'è nessuna luce, niente che possa spiegare, neanche vi dico lontanamente una cosa del genere. Io quando ho visto queste luci muoversi di primo acchito ho pensato, oh mio Dio, casa mia è piena di insetti, perché questa è la cosa che pensi, cioè vedi delle luci, cose che si muovono e dici, cavolo, è piena di insetti sta casa. Invece vi posso assicurare che non c'è nessun, non c'è niente. Comunque vi lascio i video e poi ne riparliamo. Ok, avete visto adesso i video, vi ricordo una cosa, perché sicuramente in molti, spero, mi auguro che vogliate aiutarmi, mi scriverete, Nicole, secondo me può essere questo, secondo me può essere quello. Prima di fare qualsiasi considerazione però, ricapitoliamo un attimino, non può essere flash, perché non esiste flash, è una videocamera di sorveglianza, ok? Quindi non c'è flash, non ci sono luci che si muovono in nessun modo, perché sono stata in soggiorno, al buio non c'è nessun tipo di luce. Le mie finestre si affacciano ad un giardino interno che sta molto lontano dalla strada, quindi non può essere traffico, in ogni caso non ci sono macchine qua, specialmente in questo periodo, al massimo una bici all'ora. Però anche se potesse esserci questa possibilità, calcolate che io sto su un giardino interno, quindi non c'è traffico, non ci sono luci che possono entrare da fuori, né luci delle strade che possono entrare da fuori. Non possono essere insetti, perché vi posso assicurare che in casa mia non ci sono insetti, non ne ho mai visto uno, grazie al cielo, neanche un ragno, niente di niente, e speriamo che continui così. Non può essere polvere alzata da aria condizionata, finestre aperte, giri d'aria, riscaldamento, perché tutte le finestre sono chiuse, tutto era bardato, perché io appunto per il weekend stavo via. Il riscaldamento era spento, perché se sono via di casa lo spengo, perché non c'è bisogno, comunque la mia casa è calda. E se anche mi dite, Nicole, può essere comunque polvere, io non capisco, no? Allora, numero uno, casa mia è pulitissima e ve lo posso assicurare. Però se anche dovesse essere polvere, cos'è che la fa alzare e ballare in questo modo, che non l'ha fatta alzare e ballare allo stesso modo la notte prima? Cioè,
come fa, perché si alza in questo modo su questa polvere, se anche dovesse essere polvere, che però a me non sembrava, perché le polvere di solito si vedono, sono tipo come dei tondi semitrasparenti, queste sono come delle lucine, alcune anche molto intense, altre meno, quindi non lo so, ma se anche dovesse essere polvere, io sono convinta che tutti mi direte questo, ma la polvere come fa ad alzarsi così da sola, a balla, cioè cosa c'era, vento che entrava, che spostava, cioè non ha senso, non lo so, adesso trovatemi, vi prego, una soluzione che sia plausibile, così io non penso di avere degli spiriti in casa, che però in ogni caso se sono positivi e mi fanno e mi danno solo sensazioni buone, non è che neanche io mi dispiaccia troppo, diciamo. Però visto che la scienza dice che deve esserci una spiegazione plausibile, sto cercando quale possa essere questa spiegazione plausibile, ma io non riesco a spiegarmela. Aiutatemi, ditemi secondo voi nei commenti, secondo voi cos'è sta roba, e se invece vi intendete di paranormale, onestamente, perché io ci credo che esistono queste cose, anche se penso che nel 90% dei casi non si tratti di paranormale, ma ci sia una spiegazione, però secondo me in una piccola percentuale di casi si tratta anche di paranormale, e se vi intendete di paranormale e sapete che cosa sono queste cose, ditemelo, che io onestamente quando le ho viste dall'hotel mi è preso un mezzo infartino, ragazzi, se devo essere onesta, io voglio fare la coraggiosa e insomma quella che pensa che ci sia una spiegazione plausibile, tutto, però sotto sotto un pochino me la faccio sotto, ovviamente ci abito da sola qui a vedere tutte queste cose, dico trasloco, infatti mi avete fatto morire dal ridere, perché su Instagram quando vi ho detto quello che era successo mi avete scritto in tantissimi: trasloco imminente. No ragazzi, non trasloco per il momento, almeno per il momento no. Sto rispondendo alle email, ma faccio una piccola pausa con un super panino di mortadella, ragazzi, lo so, non è salutare, ma è buonissimo, e mi arriva la mortadella, intendo, direttamente dall'Italia. Gnam. È arrivata la spesa e mi sto rendendo conto che forse ho un tantino esagerato, oh mio Dio, nell'ordinare spremute fresche e caffè di Starbucks, perché, cioè ragazzi, io non so veramente, non mi sono resa conto di aver, cioè questa è tutta la roba che deve andare in frigorifero, io non mi sono assolutamente resa conto di aver ordinato così tanta roba, cioè cosa ho preso? Starbucks, sì, questo non l'ho ancora provato. Nuovo ed è chocolate notes creamy milk, e dovrebbe essere al cioccolato al latte se non sbaglio, quindi anche questo molto dolce, poco caffè, tanta cioccolata. E poi questi, anche questo è buonissimo, il frappuccino, quello classico, e questo è al sapore di caramello, favoloso. E poi forse il mio preferito è il caramel macchiato, e l'ultima volta al supermercato era finito, ce n'era solo uno dietro nello scaffale, e finalmente sono riuscita a fare rifornimento, quindi ho preso anche questo. Un altro che mi piace tantissimo, ma un pochino meno rispetto a quello al caramello, è il vanilla bean macchiato. E poi che cos'altro c'è qui da mettere in frigorifero? Beh, qui ci sono, ho preso un sacco di queste spremute fresche, che sono, anche queste sono veramente favolose se non ho voglia di fare frullati, eccetera. E mi rendo conto che averle già pronte è un grosso vantaggio. E ho preso mela, zenzero e limone, questi sono buonissimi. Poi c'è fragola, banana e mela. Poi questo invece è 100% spremuta d'arancia. Poi ho preso arancia, limone, menta e sciroppo di agave. Forse mi sbaglio, non lo so, non ho il cellulare, non controllo, ditemi voi. E poi ho preso arancia e fragola. E questo è sempre lo stesso. E poi, sempre da mettere in frigo, ho preso i fish burger di merluzzo, e poi qualcosa è scoppiato qui perché mi sono sporcata la mano, mi sa che questo si è aperto. Sì, li lanciano sempre in dei modi veramente che dovrebbero essere un pochino più attenti. Poi ho preso un paio di questi budini al cioccolato con la panna,
E poi ho preso anche la menta fresca, che è tutta sporca di budino, come ben potete vedere, ok? Ho preso la menta fresca, adesso ripuliamo tutto, per fare il fresh mint tea, tipico tè olandese, che non è altro che appunto foglie di menta fresca con acqua bollente, poi ci aggiungo anche il miele, stra buono. E poi ho preso anche il parmigiano ed ho preso quello già grattugiato perché sono pigra e mi piace così. E poi un altro, un sacco di altre cose, un po' di schifezze ho preso stavolta, ma prima metto a posto, metto in frigorifero queste cosine qua e mi lavo le mani. Vediamo cos'altro ho preso, stavolta solo schifezze vi faccio vedere. Allora, sì? Davvero? E quindi? Sul serio? Ma non ci posso credere. Ma non mi dire, gatto Denver. Allora, dicevamo, popcorn salati, perché l'ultima volta li ho presi dolci per sbaglio e non mi piacciono. Poi, pasta. Questi mi stanno piacendo particolarmente ultimamente, sedani rigati, li faccio con il burro e il pan grattato, so che non è la cosa più healthy al mondo ma sono strabuoni. Poi come potete vedere, solita scorta di Coca-Cola zero senza caffeina, che faccio sempre quando ordino online perché quando vado al supermercato non voglio portare roba pesante. Poi ho preso due pacchi di questi croutons per la minestra, per il brodo. E poi, o per l'insalata teoricamente, solo che io l'insalata non la mangio. Poi ho preso caramelle gommose che io adoro, sono la mia droga. Più frizzantose sono, meglio è. Ho preso queste, tipo le coccacoline e i ciucciotti. E poi ho preso le fragoline, le chiamavo io, ma vedo che si chiamano, qui si chiamano primavera. E queste mi ricordano mia nonna, perché mia nonna da piccola ce le dava sempre, ma erano più piccoline. Poi ho preso il purè, rigorosamente in busta. Poi ho preso il riso basmati, che è il mio riso preferito e fa anche bene. E poi ho preso il chocomel, però quello parzialmente scremato, stra buono. Poi ho preso il lion, che non mangiavo da secoli veramente. E poi tre confezioni di olive verdi, io non posso vivere, non so perché, non posso vivere senza le olive verdi snocciolate, però vi devo dire la verità, non sono neanche lontanamente buone quanto quelle della Saclà. Lo so che la Saclà non sono ovviamente le migliori al mondo, però a me piacciono quelle lì e queste non sono buone quanto le Saclà e mi dispiace tantissimo perché non le ho ordinate dal supermercato italiano, ma rimedierò. E poi ho preso queste caramelle, tanto per provarle, perché non ho idea e non le ho mai assaggiate. E poi ho preso, come potete vedere, il Mister Muscolo per la doccia, perché secondo me c'è un po' bisogno di pulire i, come si chiamano, le tubature, insomma. E poi che cos'altro ho preso? Oh wow, non mi aspettavo che fossero così grandi, pensavo fossero da mezzo litro, invece sono da 750, ed è una limonata con estratto alle rose, non l'avevo mai provata, ne ho sentito parlare, dovrebbe essere molto buona, e ne ho prese quindi due. Eccole qua, ed effettivamente hanno un bellissimo colore rosa, sembra un po' più aranciato in videocamera, ma vi posso assicurare che è rosa. Queste sarebbero state ideali per il video challenge 24 ore mangio solo cibo rosa. E poi altra cosina che ho preso sono le cioccolatine Kinder immancabili. Ho ordinato la cena, ragazzi, è appena arrivata, indovinate che cosa ho ordinato? Ebbene sì, ho ordinato sushi, ragazzi, lo so, ma mi piace troppo. E tra l'altro oggi proverò un nuovo ristorante, perché sto provando tantissimi sushi, cioè tantissimi ristoranti giapponesi diversi, in modo da trovare il mio preferito. Per quanto riguarda la pizza già ne ho uno preferito, ma appunto per il sushi ancora no, quindi sto testando. Questo è quello che ho ordinato, ho preso i nigiri al salmone e all'avocado, poi ho preso questo roll con Philadelphia, salmone ed avocado, e poi ho preso questo roll fritto con, mi sa che anche qui, no, questo dovrebbe essere tonno e avocado, e poi la zuppa di miso che prendo quasi sempre, che mi piace tantissimo. Quindi
Buon appetito, ragazzi! Gnam! Ristorante super approvato, il sushi era buonissimo, ma non so se sarà proprio il mio preferito tra tutti quelli che ho provato, però sicuramente in cima alla lista. E adesso, ragazzi, io mi metterò al montaggio di questo video che sto filmando in questo momento e poi vado a nanna, quindi mi sa che per oggi questo è tutto. È talmente tanto che non filmo i vlog, perché di solito riesco più o meno a capire quanto sarà lungo un vlog. Invece stavolta non ne ho la più pallida idea, quindi se non è abbastanza lungo perdonatemi. Quindi mia family, questo è quanto. Noi ci vediamo domani, sempre puntuali alle 17:30. Io vi mando un bacio gigante e come sempre non posso non abbracciarvi. Venite qua che vi abbraccio forte forte forte. A domani, buonanotte, ciao.